Ci colleghiamo con il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, per fare un po' il bilancio della situazione in città, ma anche per parlare di altro. Sindaco, ben trovato e buon anno, visto che insomma è la prima intervista dell'anno 2021 che facciamo. Ciao, ciao Raffaella, naturalmente buon anno a te, alla redazione e a tutti coloro che ci seguono da Cilento Channel. Allora, Sindaco, iniziamo subito con la buona notizia, insomma, che la città di Agropoli ha ricevuto proprio nella sera di ieri attraverso il report. 20 cittadini guariti portano il numero di positivi in città a 19. Una notizia che ci fa ben sperare anche per il futuro dell'apertura delle scuole, ovviamente, ma anche per tanto altro ancora. Sì, è chiaro che, come abbiamo detto anche in passato, insomma, Agropoli è riuscita nel tempo a non a determinare mai situazioni particolarmente gravi, tali da un incremento improvviso del contagio. Questo naturalmente è un fatto positivo, va a merito dei cittadini, un po' probabilmente anche un pizzico merito nostro, ma insomma, alla fine il risultato è che siamo a 19 positivi appena, che è un numero diciamo molto basso in relazione naturalmente al numero degli abitanti. Questo ci fa piacere, questo non vuol dire naturalmente che non dobbiamo in qualche modo smettere di comportarci così, dobbiamo anzi continuare, perché evidentemente il lavoro che abbiamo fatto in queste settimane, in questi mesi è andato a buon fine e ciò deve incoraggiarci proprio a seguire questa direzione. Come dissi a suo tempo, come ne parlammo insieme anche con voi a Cilento Channel, diciamo insomma che è chiaro che ora arriverà anche il freddo, che magari non c'è stato in maniera così decisa nelle scorse settimane, e sicuramente sarà un'ulteriore prova per noi, ma ci auguriamo insomma, di affrontare nella maniera migliore, così come cercheremo di affrontare nella maniera migliore naturalmente la riapertura delle scuole, ormai imminente. Abbiamo visto il calendario che ci è stato consegnato dal governatore De Luca, quindi l'11 andranno ad aprirsi sostanzialmente gli asili, la prima e la seconda elementare, e poi di là un'apertura graduata, quindi prima la terza, la quarta e la quinta elementare, poi le scuole medie, e poi verso fine mese, inizio di febbraio, si ipotizza l'apertura in presenza anche delle scuole superiori di secondo grado. Ci vorrà il tempo, nel caso di queste ultime, di un'organizzazione territoriale per implementare il numero di autobus per garantire delle linee di trasporto sicure. Questo è un impegno che ha preso la prefettura in collaborazione con la regione, che loro sicuramente manterranno, e ci auguriamo insomma che questo percorso in qualche modo sia rispettato e che non ci sia nessun problema rispetto a questo programma che noi condividiamo e attueremo così come immaginato.